3 anni fa è partito questo progetto, che è un progetto di successo, è stato premiato anche da Lega Ambiente come un progetto innovativo, e ricordiamo sempre con piacere che Genova è la città che ha più ecocompattatori in Italia. Siamo arrivati al 18° ecocompattatore, stiamo piano piano riuscendo a coprire tutto il territorio cittadino. È un sistema che funziona e che ha dato numeri importanti, abbiamo più di 10 milioni di bottiglie raccolte, e i cittadini lo apprezzano, ma lo apprezzano anche i negozianti, perché diamo la possibilità di avvicinare anche i negozianti attraverso una scontistica che aiuta i negozi di vicinato, che rappresentano comunque un presidio importante soprattutto nelle zone periferiche della città. Quest'anno ne verranno messi almeno 3 o 4, noi abbiamo poi delle richieste da parte dei municipi a cui cerchiamo di dare risposta, ma l'operazione ecocompattatori Plasti Premia interessa anche tutta la parte del genovesato, per cui gli ecocompattatori li abbiamo anche in quei comuni che sono gestiti da Amio. Amio oggi gestisce 31 comuni, quindi oltre Genova abbiamo la zona dello Scrivio, la zona a mare di Arenzano, quindi tanti altri comuni che hanno interesse e che hanno chiesto di portare anche da loro questo progetto, che ha la finalità di sensibilizzare le persone a fare la differenziata. Sì, un altro ecocompattatore, questo è un ottimo risultato, noi siamo contenti, ora speriamo che anche AMT riprenda di nuovo a ridare e rifornire i biglietti con questo riutilizzo, insomma, della plastica, perché questo è un elemento importante e positivo soprattutto per consentire a questa struttura di essere una struttura, insomma, che venga utilizzata, portare bottiglie di plastica, avere biglietti dell'AMT e altri servizi, e quindi abbiamo chiesto all'azienda di implementare anche con questo servizio l'ecocompattatore.